E bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale del Signor Shady. Siamo tornati su Uncharted 4 per continuare la nostra storia. A Normal Life, una vita normale, siamo al quarto capitolo, andiamo subito. Allora, qua abbiamo delle cose da vedere, quindi dovrei, a proposito, ho messo il primo episodio oggi, che giorno è? Oggi è? Che giorno è? Oggi è 11 maggio, sì. È 11 maggio e ho controllato, diciamo, i risultati del primo episodio, cioè nel senso l'audio, le cose. C'è stato un piccolo Sono stato tuo problemino. fratello. Madonna. Scusate, c'è stato un piccolo problemino nei minuti iniziali del video perché c'era. Non si sentiva la mia voce, ma si sentivano troppo gli effetti. Per cui ho abbassato un pochettino l'audio degli effetti. Un attimo, gli effetti l'ho messo a 9. Dovrebbe andare meglio così, eh. Magari i dialoghi pure un pochettino. Ok. Proviamo così, ragazzi. Poi, vedendo Cerca questo una video, delle cose più strane che abbia mai trovato. un po' sistemo meglio. Sì, molto figo pure questo. Sì, diciamo che questo è un po', mi sa, un po' un ufficio di Nathan dove ci sono vari ricordi. Sir Francis Drake si è immolato per Sally. Ah, è vero. Quando lo spararono e si salvò grazie al taccuino. Che trio. Eh sì. Poi c'era qualcos'altro da vedere. Scusate, raga, ma io voglio sempre vedere un po' in giro tutto quello che c'è da Un doblone spagnolo nascosto in controllare. un sottomarino tedesco nel cuore della giungla. Che mai? Ragazzi, questo è del primo Uncharted. Eh sì. Tanti ricordis. Vediamo un po'. Poi non c'è nient'altro, mi sa da. Eccolo, subito. Sir Francis e i suoi complessi enigmi. Ok, questo è del terzo invece. Là ci andava l'anello di Drake, no? Sic parvis magna. Da umile origine a grandi imprese, raga. Qui un, diciamo, un easter egg per ricordare tutti i vecchi capitoli. E qui ci abbiamo, diciamo, l'ultima. Accidenti. Grazie tante, Sandisma. L'ultima cosa che abbiamo trovato. Prima della morte di Sam. Che non si sa se è morto, cioè io vedevo che. Secondo me è morto, poi. Dai, sono ricordi. Tanto non li vuole vedere. Qualcos'altro? Sì. Ok, Che avventura incredibile. Nate, come va? Io sono Sembra una impegnato. vita facile. Io sono impegnato nei miei soliti traffici. Niente di cosa, quello che basta per pagare le bollette e non restare a corto di vino. Per le mani qualcosa potrebbe interessarti. Se dovessi cambiare idea, fammi un fischio. Sono sempre disponibile per un viaggetto. Un abbraccio, Clo. Gran figa, raga. Gran figa. E via. Mo' le fighe stanno pure sui videogiochi. Ormai ho cambiato il mio Terribile, fine. terribile. Molto terribile. Che cosa abbiamo ancora? Sì. Arrivano. Sono in Che circuito. deficiente. Ma devo sparare là probabilmente. Eccolo. Beccatevi questa. Ma che Non scappare, deficiente. Nate. Dove vai, Nate?
Ma che deficiente che è. Raga, spero. Io sto sentendo la musica molto alta. Spero si sia un po' regolato il volume, un minimo. Vabbè, scusa, ma che devo fare? Ho sparato a tutto io. Ma raga, non capisco, vi giuro. Non ce n'era un altro qua. Eccolo. Ah, ecco, è arrivata Elena. Sì, arrivo. Dai, stai in soffitta a far coglione, su, andiamo. Fine dei giochi. E dai. Scusate, ma mi faceva un po' male la gola. Vediamo un po' cosa succede adesso. Ok, siamo a casa di Elena e Nathan. Presumo di sì. Cazzo di casino, Natarello. Se n'è andato. Esploriamo un pochettino, eh. Eh sì. Le foto del matrimonio. Andiamo un attimo. Che belli, che cuccioli. E vabbè, fine terzo capitolo si era capito che si sarebbero sposati. Questa è bella. Finito. Ok. chissà quante volte ha affondato. Quei vestitini. Ok, non c'è più nient'altro credo da vedere. Andiamo giù da signora Elena. Ma qua che c'è? Un altro studio. Un altro bagno. Wow, ci serve proprio un'altra vacanza. Vabbè, qui diciamo ci sta facendo vedere un po' di ricordi che ci siamo persi nell'arco del tempo da questi 15 anni, diciamo. Ok. Ah, stai lavorando su questo. Bangkok. Guida turistica. Qui non c'è nient'altro, credo. No. Vamos, dai. Che Elena ci sta aspettando che è pronta la pasta. Vediamo un po'. Scusa, è pronto, Elena? Voglio mangiare. Eh no, c'è la cazzo di musica qui. Elena? Stavo facendo delle ricerche. Ora si chiamano così? È vero. Ti spiacerebbe prendere il cibo? Qui ho quasi finito. Ma Elena, io non mi faccio le pippe. Che cazzo? Questa pensa che sta sempre sozzone. Vedi la roba che c'è sta. No, che cosa ci aveva chiesto, regà? Mi sono scordato. Birre? Ottimo. Penso di sì, Tieni amore mio. No, aspetta. E qua devo passare. No, che devo fare? Niente, raga, mi sono rincoglionito io. Non ho ascoltato. Ah, le cose da mangiare? Che cazzo fai, Nathan? Prendi la birra e poi arrivosi. Vai, siedite. Ok. Finito? Sì. Ah.
Sai, no? Forse è lungo e pieno di errori di battitura, ma esistono i revisori, giusto? Oddio, che fame. Sembra buono. Mm-hmm. Dunque, com'è andata oggi? Cosa? Non si è capito niente. Scusami. Com'è andata oggi? Oh, è andata bene. Mm-hmm. Classica giornata da sogno. Ho ripescato spazzatura dal fiume. Già. Ma almeno ti sei fatto una nuotata. Hai trovato rifiuti interessanti? No, un vero cimelio. Era primo ventesimo secolo. Un camion. Autentico. Pare che i nativi lo chiamassero autocarro. Oh, mamma mia. Sì, insomma, sai, le solite cose. Dimmi del tuo articolo. Allora, era nato come un articolo leggero sul turismo a Bangkok, ma dubito che la rivista apprezzerà il taglio che ho deciso di dargli, perché tutti quanti hanno iniziato subito a parlarmi del problema dello smog e di come ti colpisca dritto il polmone, ma come ti piede giù dal... Che pensi? L'articolo. Scusa? Quale? Questo? Che belli, raga. Gli abitanti di Bangkok, la città perduta di Bangkok. A mo' dobbiamo pure scegliere. Secondo me metto dei voli per Bangkok che no, non ho potuto scegliere da solo. Sempre più difficile perché c'è un sacco di smog e non possono atterrare. Wow. Va bene, mi spiace. No, è stato coraggioso. Però ci sono andato davvero, vicino, sì. No? Vicino è un parolone, ma sì, c'eri quasi. Jameson ti ha proposto ancora il lavoro in Malesia? Jameson mi propone sempre il lavoro in Malesia. Senti, Nate, penso proprio che dovresti accettare. È che non lo voglio. Davvero. Per prima cosa non hai permessi. E si era stabilito che non avremmo più preso d'accordo, lavori così. Non ne vale la pena. Non sembra così tanto rischioso. Se il problema sono solo i permessi, no. Puoi chiamare Sullivan. Dai. Da quant'è che Elena, non lo vedi? 2 anni. Possiamo chiudere il discorso. Va bene, ma non voglio che rinunci per colpa mia. Rinuncio perché non voglio farlo, ok? Apprezzo il tuo gesto. È solo... Allora vado di là a lavare questi piatti. Ferma, faccio io. Ma dai, li hai lavati ieri. Tu hai cucinato, io lavo, tranquilla. Insomma, almeno lascia che me la guadagni, in qualche modo. Giocarcela. Vorresti giocartela? Sì, con il tuo giochino elettronico. Scommetto che posso battere il tuo record. Pensi di poter battere il mio record nel giochino elettronico? Sì, e tu hai paura. Ma non sai neanche come si chiama. Non mi serve sapere come si chiama. Ti ho vista giocare. Devi certo. Saltare e correre. E io ho un talento naturale per questo. Davvero? Allora, che ne dici, pollo? Scommettiamo? Oh, wow. Ok. No. Ok, guarda. La PS1, raga. No, sto suono lo conosco, eh. Vabbè, sì, quello della PS1, però. Caricare. Sì. Aspetta, ma. Mettendo parecchio. Non hai pazienza. Quando accendi qualcosa ti aspetti che. Ok. No! No, 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 no. Non ci credo. No. Fatemi giocare, vi prego. No, è che. Come fai a. Come si inizia? Premi il tasto start? Lo sapevo, okay. Ci sono. No, se mi ci fai giocare ti amo. Verso la telecamera. Verso la telecamera. Oddio, oddio, mi ci fa giocare. Mi fa giocare a Crash. E premi X per saltare. Ok, qual è la X? Usa X. No, raga. Ok, scappa dal macigno. Perché il macigno mi insegue? Tu pensa a scappare. Io non gli ho fatto niente.
No, raga, pazzi, io li amo. Vi adoro, cazzo. Ma vi Hai rendete sentito conto? Volpe? No, Sembra no, una no. volpe. È una volpe con i jeans. Ok, spacca le casse. Una volpe che spia. No. Sì, direi proprio. Tu No, no, perché ce la mi devo fare, incoraggi? raga. Perché sono super brava. Non so che ci trovi la gente nei videogiochi. Nathan, sta buono, va. Che manco esisti. Sì, Purtroppo le volpi non fanno così. È un Bandicoot. Assomiglia affatto a un Bandicoot. Hai mai visto un Bandicoot? No, ma non indossano scarpe da ginnastica. La grafica non è male. Giusto? Che geni, che geni. Dai, dai. Ok, prendi frutti. 100 frutti danno una vita extra. 100? Chi ce l'ha il tempo di prendere 100 frutti? Regà, che ricordi, mamma mia. No. Sì, è Ok, ci impossibile. sai fare, continua. Mamma mia. Che bello, che bello. Ma chissà, aspettavano easter egg del genere. Ecco, Aspetta, naturalmente Elena mi ha fatto scusa. il culo. Te la sei cercata. Non ci credo. Ce l'avevo quasi fatta. Puoi sempre ricominciare? Dai, ti arrendi o riprovi. Ma la mia auto servirebbe una bella Cosa? qualità. Che fai? Ti metti a sfottere ora? Sì, c'è una modalità che si chiama facile. Tu l'attivi. Ed è Va, molto più facile, continua a livello parlare. facile. Parla, Che vorresti parla. Guarda fare? che ti Che avverto. vorresti fare? Attenta. Nella vita Ehi, reale, ti ho cosa sai fare? detto, stai Dimmi. Che attenta, cosa e sai se fare faccio nella così? vita Eh? vera? Ehi, sei felice? Sì, certo. E tu? Beh. Beh, che significa? Vieni qui. E se l'è sifonata? Non siamo ancora aperti. Siamo chiusi. Ah, andiamo. Va bene, arrivo. Sì? Posso aiutarla? Sì, io No. sto cercando il mio fratellino. È vivo. È alto più o meno come lei, un po' più magro, con molti meno capelli grigi. È vivo, regà. Sam? È bello rivederti, Nathan. Oh mio Dio, Sam! Oh, ok, tutto ok, calma, tranquillo. Ma come? Pensavo fossi... Li ho visti spararti. Sì, l'hanno fatto proprio qui. No, Cazzo. si è Il salvato. dottoriano. Beh, dottori, mi hanno ricucito e sbattuto di nuovo in cella. Sì, ma io ho telefonato e controllato ovunque. E ogni persona, ogni documento confermava la tua morte. Nathan, abbiamo ucciso una guardia. Volevano che marcissi in quella cella per tutta la vita e ci è mancato poco. Sam, se l'avessi saputo io ti giuro che sarei Tornato a tornato. prendermi. Lo so, Nathan, lo so. L'unica cosa che conta è che sono libero. Ehi, sei ancora fra noi? Sì, mi serve aria. È vivo. Non vorrai svenirmi in No, braccio, spero. potrei. Non è una cosa da poco, no? Ma tu, come sei uscito? Quando sei uscito? Come mi hai trovato fino a qui? Ok, calmati, ok? Siediti. Parlami di te. Dai. Di me? Sì. Che c'è da dire? Beh, ho chiamato i vecchi contatti.
Mi hanno raccontato delle storie pazzesche. Quali storie pazzesche? Sparatorie. Tu appeso a un treno deragliato sull'Himalaya. Sì, quello... Quello è successo. Andiamo, cosa mi sono perso? Cazzo, Sam, da dove inizio? Inizio dalla parte migliore. Ho trovato il dorato, ho esplorato Shambhala. Ho trovato il dorato. Quindi lui si è perso tutto in questi anni. Avevo capito allora. Sì, ma era vero. Ho trovato la bara. Al largo di Panama. Sì. Sì. Ok, e stai a sentire. Faccio per aprirla e non c'è il corpo. Che bello, mamma mia. Pazzesco. Mi prendi per il culo. Sì, diciamo, questa è una parte dove ci sta una vita normale di Nathan, dove comincia a parlare, vediamo la sua vita con Elena. A malapena. E qua finisce di raccontare le sue avventure. Lo è stato. Peccato tu non ci fossi. No, è che è letteralmente incredibile. Mi stai dicendo che sei inciampato sull'ennesima miniera d'oro archeologica e non so come ne sei venuto fuori a mani vuote. Sì, beh, è un po' la storia della mia vita. A dire il vero, qualche gengillo l'ho portato a casa ogni tanto. Ho comprato l'auto, la casa, l'anello di fidanzamento. Oh, già, l'anello, sono sposato. Che scemo, Elena, quella delle avventure, è mia moglie. Devi conoscerla. Stasera, a cena, a casa nostra, vieni a mangiare, così potrò dirle tutto di te. Merda, dovrò dirle tutto di te. Nathan, sono in un mare di guai. Cosa? Di che parli? Che tipo di guai? Aia. Il nome Hector Alcazar ti dice niente? Sì, è il boss della droga. Il macellaio di Panama, giusto? Perché? È una storia complicata, ma... Era in cella con me l'ultimo anno. Per questo sono riuscito a uscire. Vediamo un po' cosa ha combinato Sam. Non promette nulla di bene. Stanotte non leggi? Samuel viene qui. Vabbè, saranno ubriachi. Chissà. Però sono contenti. Come potono accontentarsi di queste vite meschine, del loro squallido lavoro? Almeno hanno una moglie che li aspetta. Noi che abbiamo? Senza offesa, Teniamo l'ambizione. Oh. E quando saremo fuori? L'ambizione ci porterà dove quegli idioti non immaginano nemmeno. Eh già, apprezzo il tuo ottimismo. Che farei quando sarei fuori, Samuel? Se mai riuscissi a uscire, sai già quello che farei. Claro. Però voglio sentirtelo dire. Troverò il più grande tesoro pirata di tutti i tempi, di cui ormai sarei stufo di sentir parlare. Oh no. La storia di Henry Everett e i suoi 400 milioni in oro e gioielli. È la mia nuova Nina Nana preferita. Tu pensi davvero di trovarlo? Aia. Se fossi libero? Assolutamente. L'ambizione. Quindi lo fa uscire lui. Per cercare il tesoro pirata. Sicuro. Sono un uomo di ventura. Devo seguire il mio destino. Gusta il suo spirito. Che diavolo è stato? L'opportunità di una vita. Signor Alcázar, un gusto verlo. Sácame de aquí. Wow. ¿Qué hacemos con él? Samuel, ¿sei pronto per il tuo destino? Sì. Vámonos. Bene, ora siamo
Ora siamo Sam, Hector Alcazar. Allora, ragazzi, finisce qui il quarto capitolo, quindi, cioè, non ho giocato praticamente nulla, ho solo giocato a Crash. Ci vediamo al prossimo episodio, lasciate un bel like, iscrivetevi e fate quello che vi pare. Voglio bene, raga, scusate se non ci sono state parti di gameplay, però il capitolo era così. Quindi ci vediamo alla prossima, lasciate un bel like, iscrivetevi e fate quello che vi pare. Ho detto due volte, sti cazzi, bella, raga.